Guys, welcome back to my channel. Bentornati a tutti su Clarissa Beauty Care, soprattutto in questo nuovissimo video. E anche oggi siamo qui per recensire un nuovissimo prodotto beauty. Mi sono trattenuta, come avete ben visto, per un po' di tempo tra lavoro e cose varie nel comprare make-up, ma adesso un attimo mi è ripresa sta cosa. Quindi ho preso dei prodottini nuovi, come avete visto, il fondotinta, le varie palette, e adesso andiamo a recensire questo nuovo correttore Nivea. Che vi dico subito che grandi aspettative non le ho. Le avevo per la stessa linea per quanto riguarda il fondotinta Cushion, scusate, la BB Cream Cushion, anche quella al Q10, e sinceramente mi piace la loro formulazione, ma come prestanza sul viso volevo inserire all'interno della mia beauty routine di tutti i giorni, ma non l'ho inserita perché comunque la coprenza per me è veramente troppo troppo bassa e le nuance di colori sono veramente poche perché c'è 01, 02, 03. Quindi non ho grandissime aspettative per questo prodotto perché penso sia similare a quello, ma adesso lo vado a testare nella clip, ve lo faccio vedere per poi lasciarvi le conclusioni finali come sempre, sempre per dirvi se lo consiglio o meno. Ma prima di andare a tutto il resto, vi dico che è un correttore, scusate, un correttore cushion, quindi con questo bel applicatore cushion a spugnetta. Per far uscire il prodotto dovete fare all'incirca dalle 30 alle 50 pressioni per la prima volta, dopo basterà una o due pressioni. E come prezzo comunque è abbastanza elevatino, perché di prodotto effettivamente ce n'è così all'interno. È così di prodotto e il costo è all'incirca 20 euro, quindi molto costosino per questa categoria di prodotti come la serie Q10 che lo precede di BB Cream. Un po' costosino dato dal fatto che all'interno ha il Q10, che è un coenzima che va a combattere, cioè diciamo anti-età, va a combattere l'invecchiamento cutaneo. Quindi penso che il prezzo sia dato da questo. E allora è un fondotinta, come dicevo, cushion 3 in 1, perché svolge tre azioni in un unico correttore. Quindi promette di levigare la pelle come un primer. Poi vediamo se rispetta il tutto. Poi promette con il coenzima Q10 comunque sia di ridurre le linee d'espressione e poi grazie all'ultra pigmentazione del prodotto anche di coprire le occhiaie, quindi tutto quello che più o meno, no più o meno, più si cerca in un correttore. Quindi vi lascio la clip in cui lo testiamo e poi vediamo se effettivamente rispetta tutto quello che dice di dover fare. Ok, ho già creato la base utilizzando il Super Stay 30 ore di Maybelline, che è un fondotinta che mi piace parecchio. E adesso vado, prima di fare il make-up, a utilizzare il correttore, e stamattina proverò proprio il Nivea Q10 Power 3 in 1 Hair Care Cushion. Questo correttore che all'interno ha anche il Q10 potentissimo enzima contro l'invecchiamento cutaneo. Quindi eccolo qui, stappato, questo bella spugnetta cushion, un po' più piccola del cushion famosissimo top di Maybelline, un po' più piccolino, ma un pochino più allungato. Comunque, vabbè, penso che come forma ci sta, quindi agitiamo come sempre. Agito il prodotto, trovo che per quello che costa, sinceramente, il prodotto è solo questo, ma magari il Q10 che costa parecchio. Quindi premo la levetta sopra. La spugnetta sì, è un po' colorata, quindi vedo se colora. No, non colora. Quindi premerò all'infinito. Ecco, inizio a colorare, vado a stendere tutto il colore. Ah, non vi ho detto ovviamente che lo 01 Light, il più leggero per un incarnato così chiaro come il mio, lo stendo su tutta l'occhiaia, sulle varie imperfezioni e poi vi dico. Ok, ecco, prima cosa, innanzitutto ho fatto tipo 30 pressioni perché non usciva prodotto e adesso ne è uscito un'infinità. Vabbè, lo conservo per domani, spero che non si faccia cattivo, perché adesso se mi spalmo tutto questo correttore sul viso, non so che cavolo posso diventare.
distribuisce bene il prodotto, ma non l'uniforma. Quindi insieme a questo sicuramente vado a utilizzare un pennello per distribuirlo in maniera più uniforme, perché è così, ecco. Comunque, come primo effetto non mi sta dispiacendo. Adesso prendo un pennellino, dove lo trovo? Qui dentro. Questi di Revolution, bellissimi, bellissimi. E vado a spalmare tutto il prodotto e vi faccio vedere. Ok, finito di stenderlo e posso dirvi wow, il colore mi piace, la stesura mi piace e penso che nonostante comunque non sia troppo pesante, vada a coprire perfettamente le imperfezioni. Quindi non mi resta che terminare il make-up e lasciarvi le considerazioni finali, che già so come andranno a finire. Ok ragazzi, come abbiamo visto, questo correttore è veramente molto performante, mi ha stupito letteralmente e mi piace tanto. Pensavo fosse un po' meno prestante come la linea di Cushion Q10 per il viso BB Cream, ma invece questo è molto molto più coprente, molto più uniformante e quindi questo secondo me, innanzitutto vi dico che è promosso a pieni voti. Unica pecca, che poi sono andata a vedere quando mi sono resa conto che comunque performa così bene, è che l'inci non è proprio verde. Per performare così bene, oltre a coenzima, eccetera, cose benefiche per la pelle, comunque è anche pieno di siliconi, parabeni, che fa sì che performi così bene. Per carità, quindi promosso 100%, ma un attimo non so se lo ricomprerò quando sarà finito per questo fatto, perché sono molto molto attenta su queste cosine, tant'è che il mio correttore preferito è questo qui, Formula Pura, appunto, che non ha né siliconi né parabeni, che performa tale e quale benissimo. Vabbè, questo c'è il coenzima Q10 che quello non ha. Però non so se è il giusto compromesso con siliconi e parabeni, quindi magari valutate voi in base a che persona siete. C'è qualche ragazza che comunque non gliene frega assolutamente niente dei parabeni, siliconi, queste cose, basta che performa. Quindi come prodotto comunque è promosso perché rispetta tutto quello che deve fare, leviga veramente la pelle perfettamente, è uniforme all'incarnato, non crea linee d'espressione e comunque copre perfettamente l'occhiaia, quindi un 10 e lode. Peccato che questa spugnetta sì che distribuisce il prodotto bene, ma non lo uniforma perfettamente. Infatti, come avete visto nella clip, sono dovuta andare a utilizzare anche un pennellino perché altrimenti veniva un po' sparso non perfettamente. Quindi, per me è un sì, anzi, un 10 e lode, mi è piaciuto tanto, veramente ho superato addirittura anche le aspettative. Quindi ve lo straconsiglio. E niente, per oggi è veramente tutto. Veramente straconsigliato questo prodotto, ma veramente 10 e lode. Se lo volete acquistare, acquistatelo perché è veramente performante e soprattutto adatto a chi ha quella pelle non più proprio giovanissima. Per me oggi è tutto quanto. Tornerò a breve con altre video recensioni di prodottini e cose varie. Quindi aspettate, stay tuned. Ringrazio come sempre tutti i nuovi iscritti, chi ancora non volesse farlo, anzi invito a iscrivervi, a lasciare un like a questo video e noi ci vediamo prossimamente su Clarissa Beauty Care.